Trasmessa in 65 paesi in tutto il mondo, è arrivata ormai alla sua 14ª edizione. Però prima di farlo entrare, gli dedichiamo queste immagini, perché lui interpreta da oltre 20 anni il commissario Montalbano, è uno degli attori più amati del nostro cinema, dello spettacolo italiano, e a lui dedichiamo queste immagini, a Luca Zingaretti. Sono un attore e questa forse è la cosa peggiore. Rappresento quello che tutti vorrebbero fare e non osano. Per questo mi rifilano sempre la parte del cattivo. Signore. È proprio questo il momento di alzare la testa. Dovessi tornare indietro non cambierei niente. Benvenuto a Luca Zingaretti. Grazie, grazie, grazie molto. Grazie a voi. Grazie a te. E allora siamo qui perché, insomma, che bello, che, sai che prima gli ho detto ti ho detto tutta l'età, che sono come un bambino, io di fronte a Montalbano proprio io ci credo che esista, quindi quando ti vedo mi viene da chiamarti commissario, darti lei, non so se ti fa tanto piacere, ma insomma un po' per me no, così. No, mi fa molto piacere. Tra l'altro Montalbano questa volta sta per partire la nuova stagione il 9 marzo, andrà in onda su Rai 1 uno dei primi due nuovi episodi, questo si chiama Salvo Amato Livia Mia, e poi il 16 La Rete di Protezione, ma questa volta è stato preceduto dalle sale cinematografiche. Sì, siamo usciti circa una settimana prima, Salvo Amato puro appunto Livia Mia, è uscito nelle sale, abbiamo avuto anche un risultato, devo dire, soddisfacente, anche visto poi il periodo, fatto dell'anno ed è stato prolungato sino al 4 marzo per essere presente, per aiutare ecco coloro che si vogliono sentire protetti anche da un personaggio come quello che tu interpreti. Allora, per la prima volta questo Montalbano, c'erano molte novità, intanto andrà in onda senza Camilleri, al quale tu eri legatissimo. Eh sì, ero legatissimo e insomma, diciamo che il padre, quel vero padre del commissario, ha smesso già di scrivere le storie, che poi era un po' per me un motivo di grande curiosità capire come il personaggio si sarebbe declinato l'anno dopo a seconda di quello che Andrea avrebbe scritto. E sai che lui aveva parlato di te sì. In questa trasmissione, spero ti faccia piacere rivederlo. Ho insegnato per 20 anni. Appunto, quindi... Tra questi allievi come attori, ogni tanto insegnavo anche recitazione, ho avuto Zingaretti che mi piaceva moltissimo. Tant'è vero che uno degli allievi che è appena uscito dall'Accademia ho continuato a seguire quando ho cominciato a fare l'attore in teatro. Bello. Senti. Bene, era veramente una gran persona. Tra l'altro devo dire che io non credo che lui si sia mai convinto sul fatto che potessi essere il suo Montalbano. Perché non assomigliavi a quello che aveva scritto. Però devo dire che se l'è sempre tenuto un po' per sé e ha sottolineato il fatto che dice io so che attore, che tipo d'attore sei, quindi... Tu prima di girare il primo episodio avevi telefonato a lungo, no? Sì, come no. Molto a lungo. Avevo telefonato dopo una settimana di riprese. Molto a lungo gli hai telefonato. Sì. Ti ricordi cosa ti disse alla fine? Di un'estenuante telefonata. Non mi rompere i cabasesi. Diceva, ce la farò, lui chiuso così. Senti, l'altra novità di questa serie è che tu hai preso in mano la regia. Sì. Ho preso in mano la regia perché purtroppo questo è stato un anno orribile, nel senso che anche Alberto Sironi non è stato bene, il regista storico quello di tutti questi anni, un compagno d'avventure, un complice, non è stato bene, tanto che poco dopo Camilleri anche lui se n'è andato e quindi ho pensato, che lì sul set, mentre stavamo girando, ho pensato anche d'accordo con il produttore Carlo degli Esposti e con la Rai che
il testimone dovesse passare quasi naturalmente a me. E quindi hai fatto tu la regia, quanti episodi hai girato? Io ne ho girati tre, quest'anno ne vedremo due, un altro credo andrà in onda l'anno prossimo. E insomma, ho preso in mano tre episodi così, tre film così, però insomma a tutti ci è sembrata un po' la soluzione migliore. Certo. Non ho fatto ovviamente la mia regia, ho cercato di girare... rispettare sì. Certo, quello che tutti abbiamo sempre... Anche perché tutti speravamo che prima o poi sarebbe tornato sul set, Alberto. Senti, quindi come ti sei posto di fronte appunto alla regia? Cioè hai cercato di continuare il racconto, la scrittura, ecco, diciamo, visiva, così come l'avevamo vista sino adesso? Beh sì, Alberto ha impostato un suo modo di racconto, prediligeva delle ottiche, prediligeva delle inquadrature di un certo tipo, tendeva a tenere ferma la macchina, insomma aveva un suo stile, almeno per questo prodotto qua. Io ho cercato di rispettarlo. Io penso che di mio... Quest'anno, in questi episodi, ci ho messo una malinconica dolcezza, che è quello che insomma ho provato come sentimento girando i film. E poi sì, è stata anche un'esperienza umana importante. Certo, che, con il resto della troupe. Con tutta la troupe, insomma, è stata una bellissima esperienza. Dirigere te stesso. Dirigere me stesso, ma anche sentire che la famiglia si stringeva, no? Intorno, certo, a me, che avevo preso un posto che non era il mio. Ecco. Nel primo episodio, appunto quello che vedremo il 9 marzo su Rai 1, Salvo Amato, Olivia Mia, tu investighi sull'omicidio di una ragazza all'interno di un archivio, dell'archivio comunale di Vigata, e c'è un momento di svolta nelle indagini in cui ti vengono mostrati dei foglietti, dei pizzini che vengono rinvenuti mentre tu stai mangiando gli arancini, cioè, e c'è in una scena sola, ci sono molti, molti elementi, secondo me, ecco, che contraddistinguono Montalbano, che sono insomma dettagli importanti, perché siamo un personaggio quando di lui sappiamo tutto, persino cosa mangia, che tipo di luce filtra dalla sua finestra, no? Che cosa diventa reale. Ecco, e questo è uno di questi momenti. Allora, guardiamolo. Da Salvo Amato, Olivia Mia. 9 marzo, Rai 1. Avanti! Si può? Bene, bene. Mi posso offrire una delle prelibatezze di Adelina? Accetto. Grazie. Grazie. Come? Che volevate? Dopo ore e ore di camorrioso travaglio nella stanza delle memorie, abbiamo trovato qualcosa. Che cosa? Quello che cercavamo. Ma adesso sono i pizzini d'amore? Sì. Agata l'aveva nascosti dentro un diario di un nobile vissuto nell'Ottocento. E adesso dobbiamo scoprire chi li ha scritti. Già fatto. Abbiamo identificato l'autore. E non è il professore Scalia. E chi sarebbe? Beh, bravissimo, bravissimo. Sai che, immagino che vedere questo studio vuoto, qualche pensiero te lo faccia venire, no? Senza scomodare Boccaccio, però io penso che in questi momenti le storie, raccontare delle storie, riscaldi addirittura, tenga davvero compagnia. E quindi questo, penso che il tuo Montalbano questa volta svolgerà una funzione in più. Ma guarda, io lo spero. Rassicurante, perché... no? Di riconoscersi in qualcosa che c'è sempre stato, insomma, da tanto tempo. Che poi diciamo che la cosa che a tutti noi faceva piacere era un po' questo ritrovarsi, no? Davanti al televisore proprio per festeggiare questa cosa. Se questo dovesse accadere in una situazione come quella che stiamo vivendo in questo momento, sarebbe ancora di più una bella cosa, anche un motivo d'orgoglio per tutti quanti noi. Tu questo ruolo lo volevi proprio dal primo giorno? Sì, ma io lo volevo dal primo giorno in cui lessi un libro di Camilleri. Mi ricordo che entrai in questa libreria, lessi Andrea Camilleri, sinceramente pensai a uno pseudonimo inizialmente. Poi lo comprai più che per convinzione, per aiutare un amico che aveva pubblicato, no? Come si fa spesso. Guarda, ha pubblicato, compriamolo. Lo lasciai lì sul comodino, dopo credo un paio di mesi lo lessi, ne rimasi fulminato. Hai mai pensato di lasciarlo, Montalbano, sinceramente? Oh. Ma proprio sinceramente, non quelle cose che dicono per farsi dire di no, dai, no. No, io nel 2008 lo annunciai proprio perché
pensavo fosse arrivato il momento, un po' anche da un punto di vista strategico, di abbandonarlo, ma proprio perché lo stesso Camilleri ci diceva sempre: bisogna uscire, essere bravi ad uscire di scena tra gli applausi. Meno male che non l'hai fatto. Commissario Montalbano è una delle serie più amate, trasmessa in 65 paesi del mondo, 14 stagioni, 36 episodi, una longevità che non ha precedenti. In 21 anni Montalbano è anche cambiato col mutare del tempo, anche se alcune cose sono rimaste identiche, no? Perché ci sono degli elementi riconoscibili, la stessa macchina, la stessa automobile, gli stessi occhiali. Che non ce la fa più. Che non ce la fa più. Anche lo stesso accappatoio hai. Anche lo stesso accappatoio, ma sei proprio un Io sai, sono un simenoniano puro, tazzine di caffè uguali, mangi sempre le stesse cose sulla terrazza. Salame e formaggio e olive. Vedi? Buonissime. Vabbè, questa è... Quindi, anche la pasta incasciata piuttosto, pasta, però diciamo che cioè, i must sono quelli. Ma scusa, ecco, da regista, no? Tu ti sai, ovviamente lo sai benissimo, ma come cambia il modo di raccontare il luogo? Perché i luoghi sono protagonisti assoluti. Beh, in questo caso sì, i luoghi sono stati protagonisti assoluti, anche perché abbiamo scoperto, grazie a Luciano Riccieri, una Sicilia che io personalmente non conoscevo, ma credo in pochissimi la conoscevano. Senti, ti faccio vedere com'è cambiato Montalbano in questi 20 anni, ok? 21 per esattezza. Vai. Ma che minchia vai, Montalbano? Pronto? Pronto, Montalbano sono. Ma che mangi? Avevo fame, lo so. Per me? Grazie. Le devo confessare che io gli spaghetti alle vongole preferisco sopra ogni altra cosa. Montalbano, venti di Montalbano. 3 ore di ragù e fa blu 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 blu. No, 3 ore. La pasta incasciata. Non si vogliono aprire, dottore. Ti presento mai, Andreason. Ah, molto piacere, commissario Montalbano. E questa è una scena invece del secondo episodio che vedremo alla rete di protezione il 16 di marzo, complimenti. Un altro elemento, scusa, non è che lo spiego a te, lo so che lo sai, no, ma è per il piacere di parlare, certo. Mi fa piacere parlare di Montalbano, è la lentezza. Cioè ci sono dei gesti che non servono a niente in realtà nella trama, ma che danno il senso del carattere. Certo. Cioè, indugiare sulla tazza. No, lo so che lo sai. No, mi fa piacere che lo noti, perché sai, noi per portare in scena la scrittura di Camilleri, che è una scrittura proprio realistica, Camilleri racconta dei fatti, ma l'importante non è il fatto delittuoso o meno, è la sua visione della vita che attraverso queste storie traspare, no? Lui poi, venendo da una cultura così importante, ricca come quella siciliana, proprio è un altro modo di scrivere, un modo di scrivere che si distacca dalla realtà, quella certo, pure è semplice. Quindi noi abbiamo dovuto fin dall'inizio cercare un modo di recitare che fosse diverso da quello naturalistico. Voglio dire, se tu pensi a un'altra fiction dove c'è un Catarella con quei duetti che fa col commissario, dici, questi sono matti, andrebbero ricoverati. Invece qui ci sta. Incredibile, sì. In questa costruzione dei personaggi, non solo miei ma anche quelli dei personaggi principali, c'è anche una ricerca di dettagli che facciano il personaggio e che lo facciano entrare nel cuore di chi poi guarda. Ma io, guarda, sai che sono convinto che tu esista. Va bene, secondo episodio, Montalbano si trova invece a indagare su un fatto accaduto tanto tempo prima, riemerge attraverso una pellicola in Super 8, quindi una cosa nostalgica, e scava in una vicenda familiare che poi arriva invece al presente con una storia di bullismo, e si passa da un Super 8 all'informatica più spinta, addirittura con un piccolo genere informatica, in una vigata che è assolutamente assediata da un set cinematografico di un film svedese, cara Filippa, perché si sta girando un film appunto nella piazza di Vigata. Allora, dedicato alla nostra Filippa, dedichiamo quest'altra scena appunto dalla rete di protezione. Buongiorno. Buongiorno.
Giorgio. Ma che succede? C'è la truppa degli svedesi. Ah già, che oggi gli svedesi giravano qua. E quindi? E quindi oggi non si passa. Come non si passa? Io devo andare in commissariato, che faccio? Faccio il giro di tutto il paese? Mi dispiace, non si può passare. Mannaggia, a piedi si passa? Manco a piedi, mi dispiace. Commissario, Vossia passa, passa. Sì, grazie, allora parcheggio. Sì, commissario. Grazie. Prego. Non si passa, non si passa. Ma è il commissario Montalbano. Io devo commissario Montalbano, ma io non sogno un po'. Ah, ed eccola lì. Anche la luce, di Vigata è pazzesca. Beh, sì. H696FW. No, sì. È la targa? Sì. Da sempre. E me non la sai? No. Ma come? Commissario, non sai la targa? Non lo so, hai ragione, ma non lo so. Ma come? Ma scusa. H696FW. Questo me li gioco. Beh, non lo so, è difficile a capo giocarsi. Vabbè, 696 sì. Sì, quello si può fare. Senti, poi c'è un terzo episodio che, di quale non diciamo nulla, che andrà in onda l'anno prossimo. Andrà in onda l'anno prossimo, sì. La Rai diciamo, quest'anno noi ne abbiamo girati tre. Due vanno in onda quest'anno, uno l'anno prossimo. Anche perché l'anno prossimo dobbiamo vedere che cosa succederà, insomma. Quindi diciamo che è come una sorta di testa di ponte gettata... Sì. Nel senso che dobbiamo un po' decidere tutti, io soprattutto, per capire che cosa fare. No? Mica scherziamo, no? No, ma insomma, se ne sono andate delle colonne portanti della nostra cosa, vediamo. Intanto festeggiamoli con questi due. Certo. Senti, ma tu a casa lo guardi Montalbano quando va in onda? Come? Inizialmente no, non ce la facevo, era una tensione come sì, adesso lo guardate in famiglia? Voglio finire. Adesso noi quattro, io, Luisa e i miei due bambini. Beh, fantastico, sì, senti, sì, sì. Senti, per salutarti volevo ricordare anche che tu sei dal 2017 ambasciatore di missione della Fondazione Telethon, che quest'anno ha compiuto 30 anni, hai scritto un corto che si intitola Raro, che hai presentato al Presidente della Repubblica venerdì scorso. Sì, e devo dire che è stato... cortesissimo, perché mi ha salutato e ringraziato per il corto, mi ha fatto molto piacere perché è stato proiettato, è un corto di tre minuti e mezzo, ma insomma l'importante era che veicolava Telethon e la missione di questa fondazione così importante. E allora per salutarci io volevo ringraziarti e mandare queste immagini benauguranti di libertà, Montalbano che nuota, in un momento in cui dobbiamo stare chiusi. Avere invece questa immagine di apertura la prendiamo come augurio per te naturalmente, ma soprattutto per tutti quelli che ci guardano e che sono magari in questo momento in difficoltà. Davvero. Grazie a Luca Zingaretti, grazie, mandiamo pure le immagini e con le immagini salutiamo Luca e ci vediamo la prossima volta. Eccoti qua, guarda questo mare meraviglioso. E non è una controfigura? No. No, questo sei tu. A proposito, chiudo la parentesi. Siccome tu sei il regista... Non è che voglio essere raccomandato, però qualora capitasse che c'è un delitto, che non si vede il cadavere, io lo farei molto volentieri. Il prossimo cadavere è il tuo. No, non devo essere, però insomma, vabbè, grazie tante. Arrivederci, non ci diamo la mano secondo le disposizioni. Va bene, grazie, ciao, grazie molto.